La libertà di panorama consiste essenzialmente nella libertà di qualsiasi individuo, persona fisica o persona giuridica, di riprodurre liberamente beni, monumenti, beni architettonici che sono posti liberamente sulla pubblica via. Beni liberamente visibili dovrebbero ritenersi di libera fruizione da parte di chiunque per qualsiasi scopo commerciale o non commerciale. Questa è l'unica risposta che è coerente con la logica di fondo del sistema giuridico dei beni. Poter pensare che uno Stato possa monopolizzare lo sfruttamento di beni che potrebbero essere fruiti contemporaneamente da tutti i soggetti in tutto il mondo vorrebbe dire introdurre un meccanismo che è assolutamente contrario a quelle che sono, le finalità stesse del sistema della protezione dei beni culturali. Disporre di un parco di informazioni libere soggette a prodotti a valore aggiunto è una chiave essenziale per lo sviluppo del sistema economico del paese o dell'area regionale in ambito europeo e quindi è uno strumento importante di cui noi possiamo far uso per contribuire allo sviluppo culturale ma anche economico del nostro sistema.